Salvini, la partita doppia tra l'unità della coalizione e la corte all'M5S. L'unica maggioranza impossibile è quella del PD della Boschi e di Renzi al governo. Chi fa il premier è l'ultimo dei problemi. L'inizio coi 5 Stelle è stato positivo. Luigi Di Maio si è dimostrato affidabile. Con il M5S bisogna cercare un punto d'incontro. E, dopo tutto, il reddito di cittadinanza, se fosse uno strumento per reintrodurre nel mondo del lavoro chi oggi ne è uscito, allora direi di sì. Se non si fosse capito, il segretario della Lega Matteo Salvini un'idea su chi dovrebbe stringere un'alleanza per un governo ce l'ha. Il leader del Carroccio vuole ripetere lo schema già utilizzato tra venerdì e sabato, quando in 12 ore ha rimesso in piedi l'intesa con il M5S che Berlusconi aveva fatto tracollare e si è poi portato dietro tutta la coalizione in un nuovo accordo che ha portato all'elezione di Maria Elisabetta Alberti Casellati come presidente del Senato. Premette, altro paio di maniche è il governo, quando c'è di mezzo la riforma delle pensioni. Quella del lavoro è una questione come l'immigrazione, ha concluso, lì bisogna avere le idee chiare. Ma intanto tra interviste, dichiarazioni e battute con le agenzie di stampa Salvini manda una cascata di segnali all'indirizzo dei 5 Stelle dopo che la mattinata si era aperta con un'intervista di Berlusconi al Corriere della Sera in cui aveva definito il Cocervo un'eventuale alleanza della sola Lega con il M5S, e poi perché Salvini dovrebbe fare il socio di minoranza di un governo 5 Stelle. Ragione al capo di Forza Italia, non credo che l'elettorato di centrodestra lo perdonerebbe. Anche per questo il momento il segretario del Carroccio ha bisogno di rassicurare il presidente di Forza Italia. Prima devo studiare, il Cocervo è una parola molto dotta, risponde Salvini, o ci muoviamo come centrodestra o nessuno si muove da solo.